L'associazione Cassaro organizza questo veramente interessante, bellissimo presepe biblico. Abbiamo oggi la possibilità di incontrare uno degli organizzatori. Salve, che è signor allora, Giuseppe Rini. Ci vuoi raccontare un po' la storia di questo presepe che prima veniva realizzato qui ad Alcamo in un altro luogo molto conosciuto, importante, del nostro centro storico. Abbiamo avuto, diciamo, la fortuna di aver affidato la gestione del presepe biblico che è custodito presso la biblioteca comunale di Alcamo. Con la nostra associazione abbiamo cercato di valorizzarlo, ampliarlo e renderlo più fruibile anche al pubblico. Abbiamo curato tantissimo l'aspetto religioso in questo presepe, non trascurando un tocco artistico. Le rappresentazioni delle scene sono molto molto indicative dalla vita del Re di Gesù. Partendo dalla creazione, arriviamo alla resurrezione. Tutto questo è stato contornato magicamente, diciamo, da un artista alcamese, Fabio Lucina, che è riuscito a realizzare una scenografia usando dei colori forti della nostra Sicilia e della tipicità di prodotti siciliani. Quindi sono rappresentati anche le ange, i gessomini, l'India, e tutto questo aiuta e valorizza il presepe, perché sono diventati
hanno, si sono incastrate bene, quindi la scenografia lo dice il presepe e il presepe lo dice la scenografia. Noi abbiamo qua all'inizio speso a modo delle statuine che sono di antica fattura, che sono state donate dalla signorina Luppuso al comune di Alcamo, e abbiamo cercato anche in questo di valorizzarlo sia nella impostazione che nell'illuminazione. Quindi è un percorso che va dalla creazione, da Medeva, il peccato, il Caino e Abele, passando poi per l'Egitto con le piramidi, la Torre di Babele, i profeti, abbiamo rappresentato i profeti maggiori, quindi Giovanni Battista, Isaia, Abramo, Mosè, Geremia, per poi passare all'annunciazione a Maria e l'annunciazione ai pastori. Ci sono due scene che magari sono poco evidenziate, la cerca dell'alloggio e la fuga in Egitto. Un grande risalto abbiamo dato alla Natività con una centralità della grotta dove nasce Gesù Bambino. Poi ci sono la quotidianità del presepe, quindi le case al tempo di Gesù, i mestieri. E poi passiamo al battesimo di Gesù, dove Giovanni Battista è in atto di battezzare Gesù. Successivamente la scena a cui abbiamo dato l'ambito di santo, l'ultima cena, e poi c'è la Via Crucis con la crocifissione, e infine la grotta della Via.